Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Farming Simulator 22. Allora ragazzi, prima di tutto dobbiamo andare a prendere un po' di roba, un po' da mangiare e acqua alle nostre vaccarelle. Prima di tutto però voglio dirvi che il campo delle pastenache dal primo video che avete visto non sono più andato avanti, quindi lo farò io a tempo debito. Per il momento ci occupiamo in questo video delle vacche, quindi dobbiamo prendere anche il carro, il miscelatore, il pianale ovviamente, anche se in realtà noi ne abbiamo bisogno, perché qua ci va, visto che c'ho la store delivery che ci consegna direttamente qui a casa nella farm, un supplemento di plezzo ovviamente, ci basta solamente il carro miscelatore. Quindi io adesso ritorno in prima persona e andiamo poi a vedere il carro miscelatore. Eccoci qua, andiamo su attrezzi, carro miscelatore, dobbiamo andare, eccolo qua, animali, e qua ci sono i carretti miscelatori. Noi ci pigliamo un bel Lucas, che è una mod ovviamente questa, è una mod, la potete scaricare da, io se non vado errato l'ho scaricata dal, non dal modab, ma da King mod dovrebbe essere. Vabbè, configurazione ruote, vediamo un po' che cosa ci dà. No, semplice, il logo è questo, nuovo logo, il vecchio logo, vabbè, facciamo questo, dai, compriamolo. Ovviamente non si può scegliere il colore. Ok, adesso ci pigliamo anche un bel forchettone da panico, abbiamo sempre il nostro Manitou, questo o questo, 75 cavalli, questo qua è un po' più potente, va bene, compriamo. Prima di andare a fare le altre cose, noi dobbiamo assolutamente dare spazio, perché qui, dai, verranno spawnate poi le ballette, le ballette che adesso vediamo anche dove andare a prendere. Lo scemo perché non ho attivato l'HUD, che adesso andiamo a attivare subito. Ok, posso dire che questo cacchio di silo sta in mezzo ai coglioni? Mi sa che lo levo di qua e lo sposto tutto a marciapiede. Ok, ecco qua ragazzi, come vedete l'ho spostato di qua, almeno abbiamo un po' di spazio. Ci ho messo un altro un po' più capiente e qua faremo la nostra pula. Comunque noi andiamo qui e andiamo a comprare le nostre ballette. Ci pigliamo queste qua quadrate o queste qua rotonde? Pigliamo queste qua quadrate, dai, le pigliamo 8. Ok, vabbè, facciamo una bella scorta, dai, ce ne prendiamo 8, 16 anche di questi. Poi la paglia, perché serve, che al momento attuale paglia non ne possiamo fare, e va bene così. Oh, ecco qua, adesso con il nostro bel Manitou, oh, abbiamo messo anche l'HUD e andiamo a prendere due ballozze di fieno. Sinceramente non lo so quanto fieno è, fieno questo è poco, due, sapete, non mi ricordo. Non me ricordo. Vabbè, andiamo qui e andiamo a fare la nostra mistura. Lì. Là. Mi sta sbriciolendo? Oh sì, yes.
Adesso andiamoci a prendere due di questi qua di insilato, sperando. Ehi, vabbè, sbagliato mira. Le porche stanno qui. Ok, vai. Apriamo proprio la sacca proprio. Apriamo il cielo, panno. Olè. Olè. Oh, basta. E vediamo se cambia in razione mista. Perfetto, sta cambiando. Ok, 86%. Va bene, va bene. Andiamo a fare il primo scarico dalle vaccarelle. Vediamo un po' dove lo scarico. Le vaccarelle belle belle. Il primo scarico dove sarà? Qui? Giusto? Come non me lo dice? Perché non me lo dice? Ah, ecco. Dove lo prende? Da dietro? O da sotto? Non si sa. Non si sa da dove lo prendono. Vabbè, comunque. Meglio così. Qua abbiamo un bel po' di attrezzi che se ne andranno via all'istante, ovviamente. L'acqua. Ah, vero, l'acqua dobbiamo prendere. Va bene. Allora, il carro. Sapete che cosa dovrebbero fare? Un carro con la copertura, in modo che uno lo può mettere anche fuori. Ovviamente l'acqua qua non fa né caldo né freddo ai veicoli, mentre il 25 sì. Fortunatamente l'acqua ha un senso di esistere e non solamente appesantire la grafica. Ok, va lì, buono, perfetto. Andiamoci a prendere un bella botte. Anzi, prima di tutto, ragazzi, io faccio una cosa. Prima di andare a prendere la botte, vado a mettere un bel pozzo dell'acqua, ovviamente, perché quello che abbiamo non mi piace assolutamente. Quindi andiamo su costruzione, andiamo a vendere questo, se spend, va bene, e ci andiamo a mettere non mi ricordo se era container oppure no. Ecco, container. Pasquale, grande così. Grande. Attivo, disattivo, adesione. No, cambio modalità libera. IP. Sì. Lo so. Vai. Non ti preoccupa. Ci mettiamo qualche fiorellino. Bello, bello, bello. Ecco qua. Olè. Così. Ci mettiamo anche questo. Sì. Vada qui, ok. Ci mettiamo anche una spruzzatina di questi e anche di questi. Perfetto. Adesso andiamo su attrezzi, animalo. Vediamo un po' il serbatoietto piccolino piccolino. È piccolo, no, però questo quant'è? 6.000 litri. Questo 2.000, no, questo. Questo qua va benissimo. Bianco. E per forza. Compra, compra, compra. Perfetto. Adesso andiamo a mettere l'acqua. Ah, ci serve anche la paglia, giù. E la paglia io come gliela do alle vacchette? Adesso vediamo, dai. Andiamo a prendere l'acqua nel frattempo. Questo come va? Posso?
come va questo? Così o così? Beh, mi ricordo. Si va così? Vediamo. Sono qui vicino alla mappa. No. Allora devo andare in retromarcia. In retromarcia. Così. Ok. Perfetto. Andiamo a mettere l'acqua. L'acqua mette lì. Ok. Mazza, erano proprio asciutte. Ragazzi, 6.000 litri se ne sono andati proprio come nulla fu. Wow. Allora, noi che cosa facciamo? Lo riempiamo, allora, a questo punto. E lo andiamo a mettere vicino alle vaccarelle. 6.000 litri, eh? Sapete cosa faccio? Io lo sgancio direttamente qui. Ok. Allora, adesso andiamo in questa parte qua e ci facciamo quella miseria. Che cosa abbiamo qua? E queste due botte? Vabbè, queste qua ovviamente le sfrattiamo. Adesso noi che cosa facciamo qua sotto? Ci andiamo a mettere le nostre ballette. Come? In modo molto semplice. Allora, vediamo se, come dico io, metto un attimo, piglio un attimo la balla, ragazzi, vado super forte. Poi la tolgo. Per vedere. Grande così. Grande così. Perfetto. Tutte le balle le possiamo mettere qua dentro. No, aspetta, 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 aspetta. Aspetta, fatto a posto. Ma se spostiamo tutto in bambarabà qua, che succede? C'è qualcosa? Ah, mi prende tutto quello che c'è sopra. Ma non la fine, vabbè, vabbè, fa niente, dai. Ma io non... Ma perché? Allora, mi dovete dire, perché questi cazzo di trigger si attivano da soli? Io non gliel'ho chiesto. Allora, io però direi di fare una cosa, ragazzi. Mettiamo 4 a questo punto. E questo capanno lo sfruttiamo per altro. Io direi proprio così. No, aspetta, dov'è qua? Insilato, vai, inizio. Perfetto. E ci mettiamo qua gli altri trigger. Ok, facciamo così, ragazzi, perché almeno differenziamo. Ovviamente qua la telecamera è quella che è. Vabbè, ragazzi, poi gli altri vedo io come metterli, dai, perché qua mi sto incartando. Sto facendo voi incartare sto cazzo di gioco. Allora, a questo punto facciamo così e buonanotte. Allora, sto perdendo un sacco di tempo in rimedio, quindi a questo punto tagliamo le teste a torre e facciamo così. Dove l'ha messa? Palla. Là dietro. I caspi l'ha detto che deve mettere lì. Ok, ragazzi, io sono riuscito a mettere così. Vediamo se si imbrogliano. La trigger. In teoria no.
Ok, mettiamo le ballozze. Al loro posto. Ok, prendiamo gli altri, gli ultimi 4. Li sistemiamo. Ok. Almeno ragazzi abbiamo dato una bella sistemata a tutto. Perfetto. Adesso andiamo a vedere qui che cosa abbiamo. Abbiamo questo trattorino qui che potrebbe esserci utile. Dove? Ma nella, nel vigneto. Un vigneto, sì, perché intendiamo di fare i vigneti. Questo qui, buono, questo qui se ne può andare. Allora, trattori quali? Questi? No. Questo qua, sì. Ciao, ciao. Ok. Perfetto così. Perfetto. E poi che cosa abbiamo? Un garage per la macchina. Va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Prima di tutto vediamo se le mucche hanno tutto il necessario. Andiamo a vedere. Totale razione mista, erba, produttività, salute. Ok, la paglia non ne hanno bisogno, quindi va bene così. Queste qui stanno a posto così. Latte. Ah no, è vero, dobbiamo sistemare il latte. Ah. Vabbè, quanto latte potranno mai fare? Perché io posso ampliare il silo di latte e metterlo qui. Posso fare questa cosa qui. La posso fare, sì. La posso fare tranquillamente. Quindi mi serve uno spazio qua. Quindi che cosa facciamo noi? Ci attrezziamo per bene e qua ci facciamo un po' di qualche macchiolina di questa qui che fa sempre bene, e noi qua ci facciamo una bella piattaformina. Ecco qua. Ecco. Io non so quanto grande farla. Io penso che così lo passa, dai. Sì, sì, passa. Io penso che così passa. Basta, dai, perfetto. Allora, edifici, ampliamento silo. Eccolo qui. Perfetto. E ce li possiamo mettere. Impossibile. Perché? Ah, sì, vero, perché deve stare proprio vicino alle mucche. Vabbè, hai vinto tu. Ah, più di due non ne posso, più di uno non ne posso mettere. Vabbè, basta. Vabbè ragazzi, andiamo qua e ci pigliamo il latte. Ok, ci facciamo anche qua
una sorta di... Ecco qua, in modo da avere lo spazio libero. Vabbè, qua ovviamente ci faremo qualcosa, magari mettiamo il camion, non lo so, adesso vediamo. Ok, almeno il latte va bene così. Ragazzi, io per questo piccolo video, non so quando sarà venuto sinceramente, è tutto. Abbiamo dato da mangiare alle vacche, abbiamo comprato il, la botte per l'acqua, il manitou per spostare le balle ovviamente, perché al momento non abbiamo altro. Abbiamo comprato il miscelatore con cui abbiamo fatto la razione mista. Io la razione mista, siccome non lo so fare quella completa, preferisco fare così, con pieno e insilato, e va bene così. Abbiamo messo il pozzo dell'acqua. E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ovviamente commentate, condividete, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Come al solito in descrizione trovate il link diretto alle playlist del canale. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.